è la mia ultima creazione, una tracolla facilissima da fare. E se vi va, oggi la facciamo insieme. I materiali utilizzati sono 500 g di cordino. Questa rocca è di un cordino leggermente più grosso del solito tie. Me ne è rimasto un bel po', insomma, circa 100 grammi, quindi ciò significa che con un cordino più fino, un semplice tie, probabilmente riuscirete a farne anche una con un fondo sicuramente più grande rispetto a questa. Questa ha un fondo di 21 cm per 8. Oltre al fondo ho messo una fibbia, perché l'ho voluta fare a tracolla. Ciò non toglie che potete tranquillamente utilizzare lo stesso motivo che ho fatto per la tracolla, semplicemente per i manici, quindi ne potete fare due, poi dipende sempre dalla vostra... è una cosa soggettiva, da quello che volete come prodotto finale, diciamo così. Io, oltre alla fibbia, al fondo e al cordino, ho utilizzato anche due anelli moschettone. Non ho messo la rete interna perché questo cordino si regge su da solo praticamente. Mi manca solo il bottone calamita, però veramente il risultato finale mi piace tantissimo, anche perché è un punto facile da eseguire. È una via di mezzo tra il punto stella e il punto stella alpina, adesso non ricordo esattamente come venga chiamato, però è leggermente più semplice, insomma, da fare, ci sono passaggi in meno da fare. Iniziamo subito con l'uncinetto numero 4. Iniziamo a lavorare il nostro fondo. Il lavoro si sviluppa su un multiplo di 4 maglie, quindi io ho 84 maglie su questo fondo ed è divisibile per 4. Capietto iniziale, inseriamo l'uncinetto nel foro centrale della curvatura, tiriamo il filo, facciamo 2 catenelle iniziali, rientriamo dentro e facciamo la nostra seconda maglia bassa. Di nuovo 2 maglie basse, altre 2 maglie basse, invece sulla curvatura andiamo a lavorare 3 maglie basse. Adesso 2 maglie basse per ogni foro del lato lungo, fino ad arrivare a completare il giro con 84 maglie basse. Quindi ricordatevi che è un multiplo di 4 maglie. Finito il giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla seconda delle prime 2 catenelle iniziali. Tiriamo un po' il filo. Iniziamo subito il lavoro senza fare la riga di maglie basse per creare lo scalino. Lavoreremo in costa retro già con il motivo del corpo borsa, quindi 2 catenelle d'inizio, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia lavorando solo la costa retro, quindi la parte retro del lavoro, tiriamo il filo e lavoriamo solo la prima catenella. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie di base, nella terza, sempre prendendo la costa retro, mi raccomando, tiriamo il filo, lavoriamo la prima catenella, ne rimangono 5, filo sull'uncinetto, le tiriamo tutte 5, chiudiamo con una catenella e aggiungiamo un'altra catenella sul vertice di questa piramide. Adesso filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare le 2 maglie che abbiamo saltato, quindi questa e questa, non potete sbagliare perché ce ne sono solo 2 da lavorare. Passiamo dietro, sempre in costa retro, mi raccomando, il primo giro lo facciamo in costa retro. Lavoriamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, cerchiamo l'altra che è praticamente vicinissima
a questa che abbiamo già lavorato, è proprio attaccata. Quindi la andiamo a cercare, lavoriamo una maglia alta in costa retro, facciamo solo questo giro in costa retro proprio per creare il gradino di separazione. Adesso filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto dove abbiamo fatto questa maglia, diciamo più lunga, ok? Quindi rientriamo nello stesso punto, filo sull'uncinetto, prendiamo il filo, mangiamo la prima maglia, filo sull'uncinetto, saltiamo due maglie di base, nella terza entriamo, prendiamo la prima maglia, di nuovo filo sull'uncinetto, mangiamo tutte e cinque le maglie, catenella, catenella. Adesso filo sull'uncinetto, rientriamo dentro e lavoriamo sempre in costa retro in questo giro le due maglie che abbiamo saltato, facendo due maglie alte, una sopra ogni maglia sottostante. Di nuovo filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto sottostante, non dove abbiamo lavorato l'ultima maglia alta, ma in quello successivo. Mangiamo la prima, di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo due maglie di base, nella terza prendiamo il filo, lavoriamo la prima catenella, abbiamo sempre 5 maglie, filo sull'uncinetto, le tiriamo tutte, catenella, catenella, filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro le due maglie che ho saltato, tutte e due a maglie alte in costa retro. Ripeto, questo lo faccio solo per creare il gradino di separazione. Se poi non lo volete fare, le lavorate tranquillamente così come vi si presentano. Ve lo faccio rivedere, filo sull'uncinetto. Dopo le due maglie alte non c'è bisogno di aggiungere nessuna catenella, quindi filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, quello subito dopo la maglia alta che abbiamo lavorato. Prendiamo il filo una volta, filo sull'uncinetto, saltiamo due maglie di base, entriamo in quella successiva, prendiamo il filo, lavoriamo la prima, abbiamo 5 catenelle sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, le tiriamo tutte e 5, catenella, catenella. Di nuovo torno indietro e lavoro le mie due maglie alte sopra le due maglie che ho saltato. Questo è il primo giro, sono tutti uguali, però dal secondo in poi dobbiamo fare attenzione a dove puntare l'uncinetto, perché devo essere sincera, io l'ho fatto sbagliando, il lavoro non era quello che lo schema rappresentava, quindi facciamo così tutto il giro e ci vediamo poi su questo punto. Ho finito il penultimo motivo con le due maglie alte, adesso filo sull'uncinetto, rientro nella maglia successiva, mangio la prima maglia, filo sull'uncinetto, praticamente devo entrare in questo punto qua dove abbiamo fatto le due catenelle iniziali più la maglia lavorata a metà praticamente, ok? Quindi filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, questo sarà l'unico punto dove ci troveremo tre maglie e non due, quindi praticamente le tre catenelle, la maglia di inizio giro e questa finale. Entriamo qua, lavoriamo la prima, mangiamo tutte e 5 le maglie, catenella, catenella. Dal giro successivo in poi la seconda catenella verrà eliminata. Adesso vi faccio vedere tutto. L'ho fatta al primo giro per dare un po' più di elasticità al lavoro. Finisco le due ultime maglie alte in costa retro, una e due, e vado a chiudere con una maglia bassissima praticamente sul vertice della nostra piramide, chiamiamola così. Però fate attenzione a non inserire l'uncinetto nella maglia prima, cioè questa, dovete entrare proprio sopra il vertice. Lo allargo così ve lo faccio vedere. Non potete sbagliare perché c'è questa maglia
un pezzettino di cordino praticamente, solitario, non lavorato. Ecco, voi dovete entrare proprio qua dentro. Io ho sbagliato all'inizio, quando ho iniziato il lavoro, l'altra borsa perché lo inserivo prima, invece lo dobbiamo inserire proprio al centro del vertice. Quindi maglia bassissima, rientriamo qua e chiudiamo con una maglia bassissima, appunto. Tiro il filo. Adesso iniziamo il secondo giro. Il secondo e tutti i successivi sono uguali. Come vi ho detto, eliminiamo una catenella e adesso vi faccio vedere quale. Cominciamo sempre il giro con 2 catenelle iniziali. Filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, sempre sopra il vertice. Mangiamo la prima maglia. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie di base, inseriamo l'uncinetto, poi le riprendo, sempre sul vertice, quindi qua, mi raccomando, ci deve essere questa mezza maglia qua sulla vostra sinistra, voi dovete entrare qua, non nella maglia prima, ma proprio al centro, qui. Vediamo se riusciamo a recuperare queste. Filo sull'uncinetto, entriamo sul vertice, prendiamo il filo, mangio la prima, mangio 5 maglie e chiudiamo solo con una catenella. Nel giro precedente ne aggiungevo un'altra, vi ricordate? Facevo chiusura più catenella, invece dal secondo in poi basta solo semplicemente la chiusura. Filo sull'uncinetto, adesso cominciate a lavorare le maglie alte sottostanti, sono due, non sbagliate perché praticamente quella che sembra libera non lo è, da qui nasce il motivo. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo dentro, inseriamo l'uncinetto, questa volta lavoriamo una maglia alta normale, non più in costa retro, quindi una. Poi rientriamo qua, inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva, sempre passandoci sotto, quindi una maglia alta normale e due. Adesso filo sull'uncinetto, rientriamo nella maglia successiva, sempre nel vertice della piramide, non potete sbagliare perché c'è, vedete, questo lembo di maglia solitario. Prendo la prima, filo sull'uncinetto, entro nel vertice del triangolo successivo o della piramide, chiamatela come volete, prendo il filo e mangio 5 e chiudo con una catenella, filo sull'uncinetto e lavoro le mie 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte che ho saltato del giro precedente. È più facile da fare che da dire. Adesso filo sull'uncinetto, rientro nel vertice della piramide sottostante, prendo la prima maglia, filo sull'uncinetto, cerco il vertice della piramide successiva, ci entro dentro, prendo la prima maglia, ne ho 5 e le mangio tutte e 5. Chiudo con una catenella, filo sull'uncinetto, non più 2 ma una, e faccio le mie 2 maglie alte normali. Così. Le maglie saltate sono 2, quindi sono facili da vedere. Di nuovo, filo sull'uncinetto, rientro nel vertice della piramide sottostante, tiro il filo, mangio la prima, prendo il filo, rientro dentro la piramide successiva, lavoro la prima, filo sull'uncinetto, le mangio tutte e 5, catenella. Adesso filo sull'uncinetto e lavoro le 2 maglie alte così come si presentano. Finisco il giro, vi faccio vedere nuovamente come iniziare il lavoro nel giro successivo. Sono tutti uguali, non potete sbagliare. Ci rivediamo subito dopo per dirvi, insomma, quanti giri ho fatto, o meglio, quanti centimetri sono salita per il corpo borsa.
Ricordatevi che dal secondo giro in poi si fa solo una catenella sopra la piramide, ok? Non potete sbagliare. Adesso due maglie alte sopra le due maglie saltate. E ci vediamo alla fine del giro, forse si riesce già a vedere questa sorta di, chi vede il rombo e chi vede una specie di fiore a quattro petali. Ho finito le ultime due maglie alte, adesso filo sull'uncinetto, rientro sul vertice della piramide sottostante, prendo una maglia, filo sull'uncinetto, così come nell'altro giro, entriamo sotto le due maglie d'inizio giro, cioè le prime erano due catenelle, se vi ricordate. Tiro. Filo sull'uncinetto e faccio le ultime due maglie alte sopra le due maglie alte, le due maglie che abbiamo saltato. Una e due. Adesso chiudo il giro al centro della piramide successiva. Così. Di nuovo vi faccio vedere inizio giro, poi proseguite da sole. Due catenelle iniziali, filo sull'uncinetto, entro nel centro della piramide, al vertice. Altrimenti mi insultano, filo sull'uncinetto, entro nel centro del vertice della piramide successiva, mangio la prima e chiudo, filo sull'uncinetto e faccio le mie due maglie alte sopra le due maglie che abbiamo saltato. In questo modo. Di nuovo, filo sull'uncinetto, rientro nella piramide, mangio la prima maglia, filo sull'uncinetto, entro nel vertice di quella successiva, tiro il filo e così via. Questo è il nostro motivo e questa è la costante di tutto il lavoro. Ancora non si vedono i fiori a quattro petali, ma vedete, 1, 2, 3 e 4. Poi ripeto, c'è chi vede il rombo per primo e c'è chi vede il motivo dei fiori a quattro petali. Ok, proseguite da sole. Io intanto continuo a lavorare la borsa. Sto pensando prima di finire quella che ho già iniziato, giusto per vedere il punto, quindi è probabile che una volta rientrate da questa esecuzione vi ritroverete una borsa color lilla. Adesso devo valutare, perché di solito inizio a creare gli schemi su un fondo a parte, poi per registrare il video tutorial faccio vedere tutto ex novo, quindi partendo dalla base. Ma considerato che questo punto è semplicissimo nella sua esecuzione, bisogna solo fare attenzione a dove inserire l'uncinetto, cioè proprio al centro di questa piramide sottostante, in maniera tale che sia un disegno perfetto. Penso di proseguire quella che ho iniziato come test, perché sono andata un po' più oltre, sono già a metà corpo borsa e quindi al mio rientro diventerà da rossa a lilla. Ci vediamo più tardi. Ecco qua, completato il mio corpo borsa. Come vi dicevo, ho cambiato colore perché ho completato questa che era già più avanti nella lavorazione. Mancano i piedini. Ho tagliato il filo semplicemente, senza fare giro di contorno. Questo cordino è molto
compatto, quindi credo che non metterò la rete da giardino all'interno. Adesso io qua ho intenzione di ripiegare su se stesso il corpo borsa in questo modo. Se volete potete fare una spalletta sulla zip e inserirla cucendola a zigzag, molto semplice. Io credo che qua metterò un bottone calamita proprio al centro internamente. Vi faccio vedere come fare il manico, ho intenzione di fare una tracolla, quindi ci serviranno uno di questi, sono proprio gli anelli per, cioè le fibbie per le tracolle, e due anelli moschettone dove attaccare la nostra tracolla. Se volete fare semplicemente dei manici, potete farlo tranquillamente perché la misura poi la deciderete voi. Io so che non si vede il colore di questo cordino, ma è fantastico, un lilla bellissimo. Quindi metto via questa, riprendo il cordino. Ah, vi devo dare le misure, mi stavo dimenticando. Allora, altezza 20 centimetri, larghezza 24 centimetri, poi logicamente dipende dal fondo, dal cordino e anche dalla vostra fantasia. Se volete andare più avanti con il corpo borsa siete liberissime di farlo. Io penso che per una tracolla questa altezza vada benissimo. Ok, vi faccio vedere come inizio il manico. Il numero delle catenelle è a vostra discrezione. Vi consiglio di lasciare almeno 30 cm di filo, sia perché vi servirà per cucire il vostro manico all'anello, nel caso in cui facciate una tracolla o l'agganciate direttamente al corpo borsa. Ma anche perché se vedete che la lunghezza non è quella che vi soddisfa, potete allungare un pochino anche da qua. Quindi io intanto monto un numero di catenelle pari a 110. Vediamo un po' se va bene come tracolla. Ma sicuramente dovrò allungarla. Ok, quindi montate un numero di catenelle che vi servono per la lunghezza desiderata. Un manico di 70 cm sono all'incirca con questo cordino che è di medio spessore, non è né troppo fine né troppo grosso. Ne ho montato 95, quindi 94 maglie basse praticamente. Però ripeto, questo dipende da voi. Io intanto continuo. E poi vi dico esattamente quanto misura la mia tracolla e quante maglie ho montato. Allora, io ho montato 166 catenelle perché comunque la tracolla preferisco poterla allungare come desidero e non che sia troppo corta. Adesso girate il lavoro leggermente e lavoriamo praticamente in questa parte retro della maglia. Prendiamo un filo, ci spostiamo sulla maglia successiva e prendiamo il secondo. Vedete che se girate così vi ritrovate questa aletta proprio di fronte. 4 e 5. Prendiamo il filo, tiriamo, facciamo una catenella. Adesso prendiamo il filo inserendo l'uncinetto all'interno di questa catenella che abbiamo chiuso. Prendiamo il filo, poi facciamo entrare l'uncinetto alla base dell'ultima maglia. Quindi questa è l'ultima maglia, questa qua.
noi entriamo praticamente nell'aletta da dove è uscita quella maglia. Poi prendiamo altre due maglie dalla catenella iniziale. Dobbiamo avere sul lavoro 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, tiriamo e chiudiamo. Ve lo faccio rivedere tante volte, non vi preoccupate. Entro dentro la punta di questo vertice, prendo la maglia, poi scendo alla base, non potete sbagliare perché qui inizia il lavoro. Vedete? Questa è l'ultima maglia che abbiamo lavorato. Entriamo alla base di quella maglia, prendiamo il filo, poi cerchiamo nuovamente, le vedete queste maglie tutte capovolte, perché se noi giriamo il lavoro la maglia è qua e questo invece è il rovescio, dobbiamo entrare qui. E abbiamo 4 maglie e in quella successiva e ne abbiamo 5. Prendiamo il filo, tiriamo e chiudiamo. Di nuovo, entriamo qua, prendiamo la maglia, entriamo alla base del lavoro, prendiamo la maglia, entriamo qua nella prima della catena iniziale e prendiamo anche quella successiva. Dobbiamo avere 5 catenelle sull'uncinetto, prendiamo il filo e tiriamo. Di nuovo prendiamo il filo, andiamo alla base, prendiamo il filo anche qua, poi ci spostiamo sulla prima maglia successiva e anche su quella dopo ancora. E abbiamo 5 catenelle sull'uncinetto, tiriamo il filo e chiudiamo. Questa è metà punto stella, non so come lo chiamano, comunque si assomiglia abbastanza al motivo del corpo borsa. Lo faremo doppio, quindi per quanto riguarda questa riga procediamo sempre in questo modo, prendiamo il filo, poi andiamo alla base, prendiamo il filo anche qua, poi entriamo nella maglia capovolta e anche in quella successiva prendiamo il filo un'altra volta, abbiamo 5 maglie sull'uncinetto, tiriamo e chiudiamo. Questo lo dovete fare per tutta la lunghezza della catena che avete creato. Ricordatevi che le maglie della catena iniziale sono messe capovolte, ok? Non sbagliatevi. Prendo il filo, prendo il filo. Questa si è nascosta e prendo il filo. Filo sull'uncinetto, chiude tutte e 5 le maglie e si procede così. Ci vediamo alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga, facciamo semplicemente una mezza maglia alta, inserendo sempre l'uncinetto nell'ultima catenella disponibile, nell'ultima maglia disponibile. Adesso, se volete un manico normale, così, io penso che questa sia la larghezza ideale per questo fondo, quindi per questo corpo borsa che non è molto grande. Se invece volete fare la tracolla come sto cercando di capire se devo fare io. Catenella per girare, voltiamo il lavoro. Adesso dentro ogni mezzo punto stella, esattamente non so come venga chiamato, quindi qua andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi entriamo qua, saltiamo la prima maglia, entriamo qui e facciamo 2 maglie basse. Di nuovo ci spostiamo, saltiamo questa, entriamo nuovamente in questo cerchietto qua che si è formato e facciamo 2 maglie basse. Di nuovo salto questa, in quella successiva 2 maglie basse.
salto questa, entro in questo cerchietto e lavoro 2 maglie basse, quindi la riga di ritorno si fa in questo modo, 2 maglie basse in ogni buco. Infatti poi qua il cerchio, vedete, è completo. Quindi procediamo così, ripeto, se volete vi potete fermare alla prima riga. Questo lo salto e qui faccio 2 maglie basse, una e due. Io, come vi dicevo all'inizio, ho montato 160 catenelle. Adesso voglio vedere la lunghezza esatta perché sono andata come al solito ad occhio, a sentimento, come dice qualcuno. Sono 121 centimetri, pensavo di essere sotto i 110, invece ho superato il test. Ok, vado avanti a fare anche la riga di ritorno, dopodiché vi faccio vedere come inserire la tracolla sia nella fibbia che negli anelli moschettone che ci serviranno ad unire il manico al corpo borsa. Arrivati alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima inserendo l'uncinetto sotto la prima maglia del giro precedente in questo modo. Adesso taglio il filo, taglio un po' più lungo così posso cucire tranquillamente. Sfilo, lo faccio rientrare nuovamente qua sotto. Non vuole rientrare. E adesso andiamo ad unirli alla nostra fibbia e al nostro anello. E adesso vi faccio vedere come. Allora, la prima cosa da fare e capire qual è il diritto del lavoro, che è questo. Quindi faccio passare l'estremità della nostra tracolla in questo modo, senza tirare troppo perché non è necessario. Adesso prendo l'ago da lana e unisco questa parte a questa, senza che ve lo faccio vedere perché è un'operazione semplice da fare. Ok, quindi con ago da lana andate ad unire queste due parti, fissatele relativamente bene, nel senso che comunque dovranno sorreggere il peso della vostra borsa. Ok, ho finito di cucire, adesso vado a nascondere il filo sotto. Così non si vede. Adesso, prima di inserire l'anello, questa è la parte interna, quindi la parte della cucitura. Cosa facciamo? Prendiamo, l'altra estremità, inseriamo un anello moschettone. Oppure se volete un gancio, quello che volete, non ha importanza. Sempre col rovescio rivolto verso di voi, andiamo ad inserire
anche questa parte sotto la fibbia. Sembrava strano che ci riuscissi al primo colpo. Adesso si è creato lo spessore, giustamente. Quindi l'interno della cucitura è qua, fate rientrare questa. Adesso la dobbiamo far ripassare sopra la parte opposta della fibbia. Mi aiuto con l'estremità del cordino. Comunque si ammorbidisce. Adesso per quest'altra parte uniamo il secondo anello. Così. Riprendiamo l'ago da lana e uniamo anche questa parte di cordino. Adesso vi faccio vedere come completare la borsa, o meglio come ho deciso di completarla. È molto semplice. Dobbiamo fare un ultimo giro di maglie basse, però non inserendo la rete, la lascio morbida. Una sola cellina. Adesso, prima di agganciare la nostra tracolla, voglio fare un tentativo, vedere un pochino cosa succede se. Allora, prendete il vostro corpo borsa, lo ripiegate su se stesso in maniera molto naturale. L'unica cosa che dovete controllare è che il numero dei ventaglietti al centro sia uguale anche a quello della parte opposta. Quindi io me ne ritrovo 2, 4, 6, 8, 9 da una parte,
2, 4, 6, 8, 9 dall'altra. Quindi prendiamo innanzitutto un pezzettino di cordino, inseriamo l'uncinetto sotto una di queste due maglie, quindi non quelle che vanno all'interno, ma quelle che rimangono esternamente. E in questo modo fissiamo il lavoro. Giusto per bloccarlo. La stessa cosa faccio da questa parte. Uno, uno. Passo sotto lì e sotto qui. Ok, quindi una volta che i ventaglietti sono dello stesso numero, cosa facciamo? Riprendiamo il nostro cordino e facciamo un giro di maglie basse tutta attorno, unendo anche queste due parti. Allora, capitolo iniziale. Inserisco l'uncinetto nella parte centrale, però qui ho finito il lavoro e dovrei ancora fissare il filo, quindi parto da qua. Catenella, maglia bassa. Lavoriamo maglie basse per tutto il giro, saltando praticamente il vertice della nostra piramide centrale, cioè qua dove prima creavamo il motivo successivo. Lo saltiamo, lavoriamo la maglia prima e la maglia dopo. Quindi saltiamo questo, andiamo direttamente in quella successiva. Adesso, quando arriviamo al nostro filo, la maglia bassa praticamente la facciamo entrando qui, uscendo qua. Possiamo sfilare questo pezzettino che non ci serve più. Prendo il filo e ho fatto la maglia bassa e contemporaneamente ho unito le due parti. Adesso mi sposto nella maglia successiva e continuo a fare il mio giro di maglie basse sino alla parte opposta, dove farò la stessa identica cosa. Ok, ci vediamo alla fine, sperando che qua non si sfili come al solito. Ok, quindi arrivati alla parte opposta, prendiamo la maglia da dove abbiamo unito il nostro filo, usciamo nella maglia opposta, tiriamo un pochino. Facciamo una maglia bassa e così praticamente abbiamo creato questa sorta di rientranza. Procediamo sino a inizio giro, dove taglieremo nuovamente il filo e lo fissiamo al corpo borsa. Ho fatto l'ultima maglia bassa, taglio il filo. Lo sfilo, lo faccio passare sotto la prima maglia bassa che ho fatto, poi lo faccio passare dentro l'ultima e lo vado a fissare dietro con la lana. Ok, diciamo che il corpo borsa è finito, non so se riuscite a vederlo intero. Quindi avete due possibilità, anzi tre,
La prima è non mettere niente, molto pragmatica. La seconda è mettere una cerniera, fate un numero di catenelle che sia lungo quanto è lunga questa parte più o meno. Poi create una spalletta, io adesso non mi ritrovo una cerniera a casa, una zip, se no, cioè in caso contrario ve l'avrei fatto anche vedere, ma ho già fatto un video in precedenza. Qui dovete fare semplicemente una riga di maglie basse. Le cucite sopra la cerniera da una parte e dall'altra della zip vera e propria, e poi con ago da lana unite la spalletta con la cerniera al corpo borsa, entrando ed uscendo dalle maglie una di fronte all'altra. Potete anche contare eventualmente queste maglie qua. Nel mio caso sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26. Ne potete fare ad esempio 24, giusto per lasciare un po' di spazio. E basta. L'ultima cosa da fare, a parte la cerniera, è mettere la tracolla. Tracolla non vuole entrare. Una. Praticamente la borsa è finita. Adesso abbasso un po' l'inquadratura e ve la faccio vedere tutta. Ecco qua la nostra tracollina finita. È molto graziosa, molto carina, un bel punto. Non so se la tracolla mi basta per la mia circonferenza. Spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto. Devo solo unire la fodera e l'anello, no, non l'anello, il bottone calamita internamente. Come sempre, insomma, vi ringrazio per avermi seguita. Questa è una richiesta che mi è stata fatta un po' di tempo fa. È un punto particolare perché è una via di mezzo tra il punto stella e il punto stella triplo, non ricordo neanche bene come si chiama. Ho trovato questo schema su Pinterest, beato Pinterest, sempre sia lodato, e quindi ho provato a riprodurle. Devo essere sincera, il punto è veramente bello, bello da vedere, bello da fare perché non è assolutamente difficile. L'unica cosa, insomma, è che magari con un fondo un po' più grande probabilmente sarebbe stata veramente una signora borsa. Io vi abbraccio tutte una ad una e alla prossima. Ciao!